cambio della guardia in testa al girone C di seconda categoria, quello della delegazione di Catanzaro, dove quello che probabilmente era poco aspettato si è verificato nella giornata odierna. Il Palermitani batte, secondo previsioni, certamente non era facile, la Sersalese per 3-1, anche perché la Sersalese, ricordiamo, è la quinta squadra, la quinta forza di questo campionato. Sono 5 le squadre che lottano per la vittoria finale o per le posizioni di playoff, mentre le Castella Calcio, che probabilmente non vede bene gli incontri con, o i derby, diciamo, con le squadre vicine geograficamente parlando, perché si fa fermare sullo 0-0 dallo Sporting di Calcuri. Guarda caso, le Castella ha perso dei punti proprio contro le squadre Calcuri, Real Cropani e quelle Petronà, e quindi squadre che probabilmente sarebbero inferiori rispetto a quello che è la forza della squadra di Le Castella. Dopo la vittoria nell'ultima giornata di campionato del girone di andata a Palermitani, che segnava un pochettino il passaggio di consegne per la prima posizione, la squadra Le Castella nelle tre partite successive ha ottenuto 5 punti, frutto di una sola vittoria contro il Real Giano e 2 pareggi che in pratica hanno consentito poi alla Polisportiva Palermitani, che invece in camera 3 vittorie consecutive con 9 punti, di riportarsi in testa alla classifica, guidando adesso a 41 punti contro i 40 della Le Castella Calcio. Nella giornata appunto di oggi, queste sono le reti di Marino, che compie, che realizza una bella doppietta contro la Sersalese. Il Palermitani in questo caso ha avuto, diciamo, poca storia questa partita, perché era andato in vantaggio il Palermitani con Starace, e poi c'è stato un errore dal dischetto del giocatore della Sersalese, che poteva rimettere le cose in parità. Così non è stato, e poi invece ci ha pensato Marino, sempre su calcio di rigore, a raddoppiare e poi a portare a 3 i gol all'83esimo, quando poi all'88esimo Gulli, per quanto riguarda la Sersalese, ha segnato il gol della bandiera. Una bella giornata di calcio, una giornata sportiva per quanto riguarda la cittadina, il paese di Palermitani, che sta vivendo davvero una gran bella favola, guidata da Maurizio D'Amico e dal presidente Antonio Truglia, che stanno facendo davvero tanto bene in un paese, ricordiamolo, che alla fin fine conta 1000 abitanti circa, e che lotta con squadre che hanno ben altre potenzialità, sia dal punto di vista economico che di presenze al campo sportivo. Però questo è il calcio, lo sappiamo ormai da tanto tempo, e quindi ben venga questo primo posto per il Palermitani. A seguire le due squadre di testa, e come dicevamo, anche in base al recuperi, alle partite che sta facendo l'Academy di Girifalco. Anche oggi vince con un gol di Sanyang al 35esimo del primo tempo a Torre Melissa, un campo abbastanza ostico, dove sono in poche le squadre che sono riuscite a vincere a Melissa, e quindi davvero un bel risultato per la squadra girifalcese, che adesso è a 35 punti, terza posizione, e in quarta resta il Petronà, anzi si porta il Petronà, che scavalca la Sersalese grazie alla vittoria 4-1 contro le Schillegion, uno Schillegion ormai sempre più ultimo, è affiancato soltanto dal Real Giano, e la squadra di Squillace deve cercare di fare di tutto per poter recuperare almeno e non dover lottare per l'ultimissima posizione in classifica. Sul resto della giornata segnaliamo anche la vittoria esterna della Sporting Crotone a Valle Fiorita contro l'Amaro, 1-0, e la vittoria del Real Cropani
contro il Nuova Valle, 2-1 anche qui il risultato, però diciamo che l'interesse per questo campionato è nelle prime 5 posizioni, anzi probabilmente anche nelle prime 3, però certamente nessuno può dire di togliere dalla lotta alcune squadre che sono vicine, mentre tutte le altre, come sappiamo, tra le 19 punti del Crotone e i 15 del Real Cropani devono lottare per restare fuori alla zona bassa della classifica attualmente tenuta da Caccuri, Nuova Valle, Real Genoa e Skill Legion.